Il Teatro di Ariano con Claudio Amirra riapre con un grande cartellone, ecco, ritorna la commedia ma anche il dramma, lo storico Teatro del Vomero, e riprende con Mettici la mano di Maurizio De Giovanni, dove c'è anche Elisabetta Mirra. Ecco, parliamo di questo cartellone ma anche di questa straordinaria riapertura di un teatro storico napoletano. Sì, infatti abbiamo riaperto proprio l'altro giorno con questo spettacolo che Maurizio De Giovanni ha scritto proprio per la produzione del Teatro di Ana. Infatti questo spettacolo, oltre a ospitarlo, siamo anche produttori dello spettacolo, che è appunto uno spin-off del commissario Ricciardi, in quanto Maurizio De Giovanni ha preso appunto due personaggi che sono amati, amatissimi dal pubblico, che sono il brigadiere Marione e Bambinella, e ne ha creato appunto uno spin-off. Cioè, nel senso, una storia intorno, e ha scritto questo testo teatrale. Oltre quindi al brigadiere Maione, che è impersonato da Antonio Milo, oltre Bambinella con Adriano Falivene, ci sarà l'altro personaggio di Melina, che è interpretato da Elisabetta Mirra. È proprio un piccolo Ricciardi, possiamo dire, perché ci sta anche Alessandro Dalatri che ne cura la regia, Marco Zurzolo che ne fa le musiche, e quindi è un po' tutto quello che era della bellissima serie TV del commissario Ricciardi. Noi qua nel cartellone che abbiamo qui alle spalle vediamo attori importanti, Massimiliano Gallo che pure fa parte delle serie di Maurizio De Giovanni, ma anche Giuseppe Zeno che abbiamo visto in Mina Settembre, abbiamo Gabriele Lavia che è un attore importantissimo italiano, Özvetek che cura Mine Vaganti qui al Diana, ma anche Elena Sofia Ricci, insomma, poi ritorna Massimo Danieri che pure è un habitué del Diana. Questo cartellone, tra virgolette, lo tenevamo pronto già da un po', però purtroppo l'anno scorso, causa, insomma, che tutti ben conosciamo, è stato purtroppo fermo e quindi non l'abbiamo potuto programmare. E quindi adesso eravamo pronti, abbiamo veramente tanti tanti ospiti che riproponiamo al pubblico, tra cui anche Vincenzo Salemme, che è anche una coproduzione del Teatro Diana, come dicevi giustamente tu, Gabriele Lavia, che è un mattatore del teatro italiano, che è, possiamo dire, uno degli interpreti maggiori del teatro italiano attualmente, e anche questa è una coproduzione del Teatro Diana. Altra produzione del Teatro Diana è Il Silenzio Grande di Massimiliano, con Massimiliano Gallo, con Stefania Rocca, che è stato un grandissimo successo delle stagioni precedenti alla pandemia, che purtroppo la tournée fu interrotta proprio a causa pandemia. Infatti in quel periodo eravamo a Milano con questo spettacolo ed era uno strepitoso successo, e quindi abbiamo deciso, dato che purtroppo è stato interrotto, quindi lo riprenderemo sia al Diana ma anche in tournée in tutta Italia, con un nuovo cast, perché ci sarà Antonella Morea. Insomma, poi, come dicevi tu, ci sarà Özvetek con Mine Vaganti, che, diciamo, tutti quanti ricorderanno il film, e questa volta Özvetek ne ha tratto un testo teatrale, quindi una novità, per la prima volta sarà portata sulle scene. E così, come hai detto tu, il ritorno di Massimo Ranieri, poi avremo Gigi Ross, insomma, veramente un cartellone ricco che fa divertire, ma al tempo stesso, insomma, fa anche pensare, riflettere, insomma. Come è cambiato il Diana in questi anni? E il suo pubblico è sempre misto, un po' misto, di persone più anziane e giovani, o sta cambiando? Allora, noi sicuramente, diciamo, siamo uno teatro storico, insomma, ci avviamo per il 90 anni, quindi insomma siamo un po' vecchietti, vecchietti ma sempre giovani, dico io, nel senso che sicuramente la storicità c'è, molti sapranno che il Teatro Diana è stato un teatro storico, ha visto De Filippo, ha visto Totò. Proprio in questo periodo di pandemia, devo dire la verità, io mi sono dedicata un po' all'archivio del teatro, ho messo a posto tante cose, ho sistemato e ho ritrovato veramente cose, un patrimonio inestimabile. Infatti sto insomma elaborando, ecco, un piccolo museo, un qualcosa che possa far vedere anche al pubblico, che magari non conosce, tante cose che noi abbiamo purtroppo nei nostri uffici, nei nostri archivi. Quindi il pubblico sicuramente cambia. La cosa importante è tenersi, secondo me, a passo con i tempi, come si suol dire. Cioè, nel senso che, per esempio, questo periodo
periodo della chiusura ci ha permesso di sperimentare lo streaming, che è una novità, cosa che noi vogliamo comunque riprendere, nel senso che ci scrivono anche delle email di gente che magari vive all'estero e che ha il piacere magari di vedere degli spettacoli che sono qui al Diana, cosa che possiamo fare appunto attraverso lo streaming, perché magari non tutti gli spettacoli riescono a fare tournée all'estero, tipo proprio adesso parlavamo di Maurizio De Giovanni con questo spettacolo Mettici la mano. Essendo Maurizio ormai un autore internazionale, molti vorrebbero vedere questo spettacolo perché magari amano il commissario Ricciardi, hanno letto i libri di Maurizio. E così come tantissimi altri spettacoli sicuramente all'estero hanno piacere a vedere. Per i giovani noi siamo sempre pronti, nel senso che noi proprio partiamo anche dai giovanissimi, a parte che abbiamo una scuola di recitazione di tantissimi anni che è dedicata proprio a mia madre Mariolina Mirra, che desiderava proprio istruire i giovani a teatro, quindi verso sia la regia, la recitazione e il resto. Però siamo pronti anche con mattinate, spettacoli per studenti, nel senso che noi abbiamo sempre portato i giovani a teatro, creando però per loro spettacoli, perché la cosa importante per i giovani è quello di creare spettacoli adatti a loro, non di portarli a vedere magari spettacoli adatti, soprattutto per i giovanissimi sto parlando, non vedere spettacoli per adulti, perché sennò i giovani non si abituano ad andare a teatro e non si appassionano. Ecco, quindi per chi vuole frequentare per esempio la scuola di teatro del Diana, cosa si deve fare? Allora basta mandare un'email a diana@teatrodiana.it e comunque anche sul nostro sito ci sono un po' tutte le informazioni, comunque si può anche scrivere e poi si viene contattati indicando ovviamente il numero di telefono per essere contattati per ricevere tutte le informazioni. E che età deve avere una ragazza per iniziare questo percorso? Allora noi come negli anni passati cominciavamo anche dai 10 anni, adesso causa pandemia abbiamo potuto riaprire momentaneamente solo la scuola dei più adulti. Ovviamente poi ci ripromettiamo piano piano, insomma aspettiamo un po' l'andamento delle cose per aprire anche quella dei giovanissimi. Quindi bisogna essere maggiorenni? E adesso sì, in questa situazione sì, è meglio. Il Diana poi è un teatro aperto alla città, questa sera siamo qui per Angeli, per il libro di Maurizio De Giovanni, quindi da sempre continua anche la tradizione delle presentazioni dei libri. Sì, i libri è una cosa, diciamo, come dire, è un mio cuoricino, ecco, che tengo, perché ci tengo moltissimo a fare le presentazioni dei libri quando è possibile farlo. Ovviamente, dato che noi siamo una struttura prettamente teatrale, quindi, come dire, infiliamo nella programmazione anche delle belle presentazioni.